Sì, io dunque volevo rispondere al collega di FLP per dire che ovviamente bisogna cercare di essere propositivi, oltre che abbattere bisogna anche costruire, ma per questo noi abbiamo elaborato una serie di progetti. Sicuramente a nostro giudizio questo sistema non può migliorare se continuano le agenzie fiscali. Le agenzie fiscali devono chiudere. La realtà deve essere diversa. Noi abbiamo prospettato fisco federale, c'è chi prospetta un dipartimento sotto la guida di un'autorità politica che si assuma responsabilità politiche, perché tu, collega, come tutti gli altri, avrete visto che quando il Movimento 5 Stelle in Senato o alla Camera fa un'interrogazione, arriva il ministro, il sottosegretario, e dice: l'Agenzia delle Entrate ha detto. L'Agenzia delle Dogane riferisce quanto segue, quindi i ministri, il MEF è deresponsabilizzato, noi dobbiamo avere un soggetto che ha una precisa responsabilità politica sulla fiscalità, perché la fiscalità è vero, entra ovunque. Io ho parlato qua nella mia relazione, ho citato Matteo, San Matteo, dove si dice il tuo cuore sta là dove è il tuo tesoro. Il fisco arriva nel tesoro, quindi, come ha detto giustamente l'avvocato Mini, il fisco diciamo, può essere molto più invasivo o molto più efficiente di un PM o di un'autority. Ecco. Allora, le agenzie fiscali non sono idonee e non sono idonee perché noi non possiamo continuare a sbagliare per altri 18 anni. Sono 18 anni di un cumulo di errori che sono stati fatti, sono state massacrate le persone migliori che abbiamo avuto, hanno rovinato esistenze intere, se vogliamo parlare di realtà interne. Non pensiamo a quello che è accaduto all'esterno, però bisogna anche dire una cosa, che insomma, come cittadini abbiamo voluto certe cose, siamo stati assenti. Cioè, io penso che come cittadini, non come appartenenti a FDP, che giustamente ha denunciato queste cose, o come appartenenti al Movimento 5 Stelle, ma come cittadini ci dobbiamo assumere una responsabilità, che noi abbiamo voluto abbattere lo Stato. E se noi riusciamo a considerare che abbiamo commesso degli errori, allora da quel momento in poi abbiamo la strada aperta per correggere quegli stessi errori. Se noi continuiamo a dire no, abbiamo fatto bene, questa è la strada, continueremo verso l'inferno. Ecco, questa è la cosa. Una rinascita c'è solamente nel momento in cui c'è la consapevolezza di aver sbagliato. E come cittadini italiani noi abbiamo commesso un cumulo di errori. Ma tantissimi. Ecco, grazie, scusate.